Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Due parole su cos'è la Udine Cocktail Week. La Udine Cocktail Week è un'iniziativa che nasce dalla volontà di portare a Udine una serie di attività che sono già state organizzate in altre città più grandi, sia a livello Italia che a livello mondo. Abbiamo voluto portarla anche a Udine, ma in una veste rivisitata. Qual è la differenza? Non saranno delle attività rivolte solo agli addetti ai lavori, ma saranno delle attività rivolte a tutta la città. Quindi cosa succederà in questa settimana? Verranno organizzate una serie di masterclass in collaborazione con i nostri partner che verranno condotte da brand ambassador inviate dai nostri fornitori, dai nostri partner. E a queste masterclass potranno partecipare non solo gli addetti al settore, ma chiunque avrà la volontà di imparare qualcosa di nuovo, di approfondire o anche solo di approcciarsi a questo settore. Perché saranno masterclass di tutti i livelli, quindi dal livello basico ai livelli più professionali. Come iscriversi? Facilissimo, ci sono dei link, li trovate sulla nostra pagina Instagram. E in maniera del tutto gratuita, chiunque avrà piacere di iscriversi potrà partecipare. Durante queste masterclass verranno fatte anche delle degustazioni di tutta una serie di diverse categorie di prodotti, ma non solo, in questa settimana verranno organizzati anche degli eventi e delle serate allo scopo appunto di coinvolgere tutta la città e quindi di ravvivare la città in questo momento. Buongiorno. Perché in questo periodo noi ci interrogavamo su quando fare, appunto, quando condurre la Udine Cocktail Week, e ci è venuto in mente che dopo il Floridoc, dopo la Marcolana, giusto un attimo prima di Improsit, c'era un periodo che sembrava disponibile, utile e soprattutto molto scarico di eventi a Udine nell'ambito appunto del centro città. E quindi noi abbiamo pensato che fosse il periodo adatto e il periodo corretto, soprattutto in un periodo in cui il nostro settore, diciamo, non vive dei periodi rosei, visto tutti i discorsi e tutto quello che si sente, insomma, nel PG, e si vede soprattutto nei rincari. Quindi abbiamo cercato appunto di portare delle innovazioni, dei motivi per frequentare il centro città, e in più abbiamo anche in questa settimana due inaugurazioni. Uno è il punto Chic, che apre domani e inaugura sabato in Piazzale del Lionello, proprio davanti alla sede del comune, e poi c'è una seconda inaugurazione che avverrà giovedì, che è il Lux Bar in via del Cotonificio, e entrambe queste due attività commerciali partecipano alla Cocktail Week, con, insomma, lo vedrete dal programma, senza svelare tutto a nonda adesso. E dobbiamo ringraziare sicuramente i nostri sponsor, che sono Campari, Diageo, Nonino, con la qui presente Francesca, e Galleria Bardelli e Cocchi. E adesso possiamo dire due parole anche a Francesca. Buongiorno a tutti, io sono Francesca Bardelli Nonino e sono molto felice di poter essere qui per questa inaugurazione, anche perché noi Nonino siamo legati al territorio da 125 anni di distillatori in Friuli, e pensiamo che il fatto di potervi offrire i nostri distillati anche in versione cocktail sia un nuovo modo per riscoprire la grappa, che è appunto un distillato che racconta la storia di tutta la nostra regione, la nostra Italia, e io vi aspetto alla masterclass anche. Ecco, allora adesso passerei la parola al sindaco, che ringrazio sicuramente per il patrocinio che ci ha concesso, per l'inaugurazione che stiamo vivendo e per tutta la settimana, insomma, che avremo davanti a noi. Grazie. Allora, buongiorno anche da parte mia e soprattutto auguri per questa settimana in cui farete degustazioni e istruirete le persone a capire e a gustare questi cocktail utilizzando prodotti della nostra terra. Abbiamo qua una rappresentante di una distilleria antica e che non solo produce questi distillati, ma anche è un mecenate per quanto riguarda tante manifestazioni del mondo della cultura. Ho sentito alcuni locali che sono protagonisti di questi eventi, la città quindi vive anche questa esperienza. Ha detto bene prima l'amico, ha iniziato con Friuli Doc, adesso
c'è questo spazio anche di tutte voi. Oggi sarà a Improsit, un altro momento importante per quanto riguarda l'enogastronomia. Quindi dobbiamo giocare queste carte perché abbiamo dei produttori validi sul nostro territorio e abbiamo poi degli animatori e soprattutto dei esercenti che sanno offrire e devono saper offrire sempre meglio questi prodotti per farli conoscere a tante persone che vengono qui nella città. Udine sta vivendo un periodo molto interessante perché ogni giorno arrivano dei pullman, soprattutto dal mondo tedesco, dalla Germania in particolare e anche dall'Austria che è molto vicina a noi, e quindi vogliono capire anche queste cose che senz'altro appartengono al nostro territorio, alla nostra cultura. Quindi complimenti per questa iniziativa, siete dei giovani, quindi avete davanti un periodo molto importante per far conoscere questa peculiarità, insomma, del nostro territorio. Quindi auguri e buona settimana con questi copper, stando attenti chiaramente a non consumarne troppi, perché sappiamo che l'alcol è un po' nemico di tante cose, cominciando dalla guida dell'auto, perché avete letto che insomma le forze di polizia controllano e quindi chi abusa deve stare attento a non guidare l'auto, perché rischia per lui e rischia anche per gli altri. Ma in ogni caso sappiamo che dobbiamo stare attenti e saper consumare con moderazione e soprattutto capire e gustare bene questi prodotti. Quindi auguri e buona settimana. Facciamo tagliare al nostro...